Sapevo che ti avrei trovata qui. Oh, adesso hai anche il dono della preveggenza. Pensavo che la tua più grande dote fosse la testardaggine con cui incespichi da una sconfitta all'altra. Allora hai fatto un errore a non uccidermi su Bracca. Nessun errore. Mi sono giocata un insulso Padawan in cambio di un premio che mi frutterà la fiducia dell'imperatore. Credi davvero che ti lascerò andare via con l'Holocron? Certo che no. Difendiamo il nostro orgoglio. Purtroppo il tuo è costato le vite di tutti i bambini sensibili alla forza su questa lista. E con loro c'è anche la tua. L'hai detto tu, Trilla. Sono testardo. Niente di grave. Continui a scappare. Per poco. Niente di grave. Attento con quell'affare. È stato all'inferno. Non andare. Dobbiamo restare insieme. No. Proverò a distrarli, ma tornerò presto, ragazzi. Ti affido ai più giovani, Trilla. Che la forza sia con voi. Maestra, non lasciarci! Trilla, che ne sarà di noi? Stai tranquilla. Siamo al sicuro. Bersaglio trovato! Sono rimasto solo io! Com'è?
Sir, ho visto quello che è successo. Tra te e Trilla, so quello che avete passato. Mi dispiace tanto. Sono stato arrogante e superficiale. Non mi sono mai messo nei tuoi panni. Lei ha un hologram. E non so cosa vuole farne. Io sono responsabile delle scelte che ha fatto Trilla. E quello che sta per fare è il risultato di tutti gli errori che ho commesso. I nostri errori riguardano il passato. Quello che conta è assumersi le proprie responsabilità e agire di conseguenza. Me l'hai insegnato tu, Sir. Hai ragione. So dove lo sta portando. Esiste una fortezza dove portano i Jedi. Lì agiscono gli Inquisitori. È un luogo di tortura. È da lì che sono scappata e non pensavo di doverci tornare. Non ci andrai da sola. Avrai un amico con te. No. Avrò un Jedi al mio fianco. In ginocchio. Per diritto del Consiglio, per volere della forza, Cal Kestis. Sorge, Cavaliere Jedi. Ora sei pronto. Anche tu. Stai facendo progressi, Cal. Sai, BD, non sono male come cuoco. Ecco che ricomincia. Voglio dire che non sono male... Come cuoco? Sì, ho sentito. Pensa a pilotare la nave. Certo, è naturale. Ma se dovessi cambiare idea, la mia bisnonna faceva uno stufato coi fiocchi sull'Ateron. Una specialità. Non sai quanta pazienza ci metteva. Cucinava l'arrosto di Shaak brasato dalla sera prima. Sobbollito per un giorno intero e con ingredienti freschissimi. Ah, era fantastica. Abbiamo perso molti in guerra. Ma noi siamo ancora qui. Ricordatelo, Gris. Grazie. Atterriamo. Vieni a sederti. Si mette male. I nostri soliti trucchetti sono inutili contro le loro difese. Posso fare qualcosa? Cosa hai in mente? Un rituale. Nasconderà la nave. Spero. Un rituale? Ci sa fare con queste cose. Un attimo, fermi tutti. E di che cosa hai bisogno per il tuo rituale? Di un sacrificio. Un tuo braccio dovrebbe bastare. Che cosa? Stavo scherzando.
E ora seguitemi. Sorelle mie, madre, donatemi la vostra forza. Sorelle mie, madre, donatemi la vostra forza. È incredibile, funziona. Quante possibilità abbiamo? Io punto su di te, ragazzo. Su, andiamo. Una volta dentro mi occuperò delle loro difese, poi saboterò i sensori così la Mantis può recuperarci. Tu cerca l'Holocron. Non è meglio restare uniti? Sento il richiamo. Sono in gioco le vite di quei bambini. Qualunque cosa accada, qualunque cosa vedrai, non preoccuparti per me. Prendi l'Holocron e vattene. Siamo quasi alla fortezza. Andiamo. Portellone 8 libero. Ascolta l'acqua che gocciola. Ehi, soldato, come fai a sopportarlo? Io correrei al bagno ogni due minuti. Ehi, mi senti? Ah, che c'è, signore? Ma hai problemi con l'equipaggiamento? Tutto bene, signore. Spegniamo i microfoni qui. L'acqua può distrarre, signore. Suppongo di... Ho visto un nemico! Fate attenzione! Mirare e sparare! Calci, sai? Sì, che bello sentirti. Ho trovato l'Holocron. Ti mando la posizione. Ricevuto, ci muoviamo.
Vediamo cosa c'è qui dietro. Umano improduttivo. Insufficienza rilevatori. Dove l'impero ha creato gli inquisitori. Dove hanno torturato Sir e portato Trilla al lato oscuro. Buttiamolo giù, PD1. Azione!